Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, buonasera dal centro sportivo La Coccinella. Si ricomincia con il girone di ritorno, prima giornata, e le squadre che si affronteranno proprio in questo centro sportivo, proprio a ridosso della pausa natalizia, sono la Coccinella del tecnico Carlo Pontecorvi e lo Sporting Club Maranola del tecnico Mister Iorio. Subito in avanti Perna con Aiello che fa molto movimento, anche Mastro Francesco, poi subito il cambio di fascia, la possibilità, l'incursione per Mastro Francesco, intanto fa anche movimento Mastro Francesco, Aiello prova sul secondo palo, la tocca soltanto con l'esterno del piede di Lorenzo. Perna se ne va a sinistra per Aiello, poi si accentra, la possibilità di andare a cacciare, scambia con Di Lorenzo, si salva Conte, poi ancora Di Lorenzo, prova a scavalcare il portiere, poi ci prova su un secondo tentativo, palla che finisce sopra la traversa verso Aiello, che adesso rimette subito in gioco la possibilità per Mastro Francesco, prova anche a colpire, Conte tocca ed allontana il pericolo, si invola a rete, è da sola, poi si accentra, cerca anche di aggiustarsi il pallone per colpire a rete, la possibilità verso Romano che colpisce, Perna tutta ben raccolta, non ci sono spazi da parte della Club Marano, stoppa in aria un pallone, la Coccinella alza il pallone sul secondo palo, colpisce di testa, parte Aiello sul secondo palo e c'è il gol, complice anche una deviazione di De Simone e si sblocca il match. In avanti la possibilità con Romano che cicca il pallone. Romano va anche a girarsi, guadagna anche possibilità per calciare, prova sul primo palo, Maglione, Perna, Aiello, subito in avanti c'è D'Alessio, adesso si avvita su se stessa, prova anche a dare un suggerimento per Miccio, equilibrio, c'è la possibilità per Miccio colpire in due tempi, Conte fa su il pallone, poi in mezzo Matano arriva, attende anche l'inserimento, poi arriva la fiondata di Romano, la presa da parte di Maglione con le mani che lancia lungo per D'Alessio, corregge per Aiello, poi colpisce di prima intenzione, ancora la possibilità con Miccio che prova ad andarsene, arriva Matano, si allontana, poi la palla messa in mezzo, sicuramente proverà direttamente a rete, parte la rincorsa, poi va a correggere Di Lorenzo a rimettere in gioco Iorio, anzi Aiello da sola, e compie l'intervento tempestivo Conte per Aiello, subito in mezzo Di Lorenzo, lo scambio tra le due, Aiello penetra in area, ancora palla respinta, Mastro Francesco, la possibilità per Treglia, esce Maglione, va a colpire Aiello, scambia con Di Lorenzo, prova Aiello, Maglione, sale la pressione dello Sporting Club Marano, Miccio, Aiello, Di Lorenzo, troppo tardi poi per andare alla battuta rete, Miccio prova, ma c'è Conte, arriva anche al rimorchio, la fiondata di Di Lorenzo, Aiello, Di Lorenzo, ancora Aiello, penetra in area e c'è il gol del raddoppio di Giulia Aiello, la Coccinella 2 Sporting Club Maranola 0, calcio di punizione, prova direttamente Conte, tocca allontanando il pericolo, Di Lorenzo sul pallone, Campanelli, Di Lorenzo, c'è il palo che gli dice di no sulla fiondata, ancora Campanelli è in zona di attacco, poi la conclusione di Aiello che finisce poco fuori, Stoto, subito movimento di Romano, fa molto movimento, accelera, poi va anche a colpire, Cantagallo al calcio d'angolo, alla battuta, poi all'indietro, Romano prova la conclusione, in due tempi Maglione, scivola Di Lorenzo,
va poi Stoto a ripartire e fare tutto da sola, poi calcia, colpisce ma trova l'esterno della rete, poi capovolgimento di fronte, ancora Stoto con il mancino per Romano che spreca il tap-in vincente, poi rilancio lungo di Maglione con Aiello che... palla che arriva, c'è il triplice fischio con il 2-0, risultato all'inglese, la Coccinella batte anche nella gara di ritorno lo Sporting Club Marano.